Buongiorno, questo video veloce veloce perché dopo carico quello sul teatro. Da oggi per qualche giorno il numero di telefono non funzionerà, lo stiamo facendo passare in multi accesso. Diventerà effettivo in multi accesso alla fine di settembre, però intanto sistemiamo le cose. Questo non significa che non vi rispondo più io. Se volete parlare direttamente con me quando chiamate e non rispondo io, lo dite ai ragazzi. E loro fanno il trasferimento di chiamata, anche perché da fine settembre io non sarò qui, inizieranno i corsi, inizieranno i seminari in giro per l'Italia e poi a fine ottobre torno a casa e faremo le live incrociate o caricherò i video in modo incrociato, io da una parte, Giacomo e i ragazzi dall'altra. Comunque cercherò di mandare avanti la cosa ancora per un po' da solo, anche perché il lavoro da fare dietro è tanto e io per adesso sono quello che è rimasto davanti, o meglio dietro, l'obiettivo della camera. Scusate il rumore dello sputazzo, ma mi stavo mangiando un sigaro. Per il resto, ora che si è insediato il gruppo dei comici, che a rivedere Franceschini sinceramente mi mette un po' di imbarazzo, eh. Franceschini che va sulla tomba di una persona e si porta i fotografi. Franceschini che non distingue il retro di una vacca dal retro di un toro. Cos'è quelle cose gonfie? E se mamelle? Ah, e beh, complimenti, eh. Penso che un bambino di 2 anni distingua un toro da una mucca. Lui no, e ce lo troviamo ministro. Vabbè, vediamo fino a che punto Renzi vuol fare il furbo. O se veramente sono intenzionati a fare un lavoro serio. Ve l'ho detto, io me ne sbatto altamente dal punto di vista politico di chi governa, poi c'è il punto di vista umano, della dignità e del rispetto, e su quello vi ho già detto cosa penso. È una cosa che un politico dovrebbe sempre avere, soprattutto verso la gente, però non ha, ma non da adesso, eh. Insomma, vi ho citato più di una volta Cicerone con Catilina. Ma io purtroppo per fortuna non sono un politico e quindi posso tranquillamente dire che il mio rispetto e la mia opinione su PD 5 Stelle è quella che vi ho detto. Un gruppo che sta benissimo a Gomorra, non quella di Saviano ma quella vecchia. Un gruppo di persone che si è venduto per una poltrona. E se lo fa un normale cittadino mi arrabbio meno. È un po' come il discorso dei militari. Se vedi scappare un soldato, lo accetti che abbia paura, ma se vedi scappare un ufficiale ti incazzi molto di più, perché l'ufficiale dovrebbe essere l'esempio. Nella Francia napoleonica, nell'esodo napoleonico, i primi a correre avanti erano sempre i marescialli e i generali. Perché? Perché devo andare l'esempio. Perché se non dai l'esempio, i soldati dicono: ma io devo morire per questo pagliaccio illustrato qua. L'esempio che hanno dato queste persone è quello di vendersi per poco, di considerare la loro dignità meno di uno sputo per terra. Il problema vero degli italiani è che su queste cose ci passano tranquillamente, tra un mese e mezzo se ne saranno dimenticati. E invece bisognerebbe sempre ricordarsene, perché lato pratico, accettate questa cosa, questo è un governo che si piegherà a 90 gradi alle richieste dell'Europa, andando ad elemosinare un aumento del deficit come era quello che voleva chiedere Salvini e che ha chiesto anche Di Maio e che adesso sembra che chieda anche Del Rio, quindi il PD. Si piegheranno all'Europa, faranno quello che gli dice l'Europa, in tutto e per tutto, giustificandosi cosa? Dietro una copertina di lana squallida, come squallida la magistratura italiana che perde tempo buttando risorse, denaro, per una causa per diffamazione verso la crucca che dopo aver violato la legge italiana, aver ammesso di aver agito per conto del governo dei crocchi, si offende perché la offendono. Io non accetto gli insulti. Gli insulti, quelli che sono scaduti nella fogna per dargli dell'output,
eccetera, quelli sono, quelli sono dei ratti di fogna e dovrebbero stare in quel posto. Ma questa persona è un ipocrita. Punto, tutto il resto sono cavolate. La magistratura pensa ancora di essere ai tempi di Mani Pulite, non ha più questo appeal sulla gente, non è più amata dalla gente come quel tempo, non lo capiscono e soprattutto non capiscono che il dettame costituzionale, la magistratura non deve decidere quando applicare le leggi, le deve applicare. Se le leggi vanno cambiate esiste un posto, si chiama Parlamento, ti fai il mazzo, ti fai eleggere e le cambi lì, non fuori. Non le cambi fuori. Non è una cosa che dico io, l'avevano detta già i romani. Dura lex sed lex, è la legge. La legge si cambia nei luoghi appositi, non la interpreti come vuoi tu. Io forse ho un'impostazione molto anglosassone in questo senso, ma in America, ma anche nel mio paese, che ha comunque una legislatura anglosassone in questo senso, ti butterebbero fuori con una pedata nel sedere se iniziassi processi di tipo solo mediatico. Però nel nostro paese abbiamo sbattuto in galera il Presidente della Repubblica per stupro. Qui in Italia vogliamo parlare di gente che frequentava mafiosi, eh? Parlare di certi gobbi con Riina. Per piacere, su, siamo seri. Ora io vi lascio al weekend e fra due minuti vedrò se riesce a caricare il video sul teatro, che ve lo consiglio, non fa quello fatto io, ma per staccare un po' dalle vostre preoccupazioni. Ah, un'ultima cosa, non so se verrà sbloccato l'attuale blocco sulle domande per il reddito fatte da cittadini non italiani. Sapete che c'era un problema sostanziale con l'introduzione di una norma restrittiva che riguardava l'ISE, che di fatto ha bloccato tutte le domande dei cittadini non italiani. Non so se verrà eliminato adesso con il governo questo blocco, perché se venisse mantenuto è praticamente un'impresa per un cittadino non italiano chiedere il reddito, perché recuperare l'ISE originale riferito anche al proprio paese, soprattutto per determinati paesi, è un casino assurdo. Buona giornata!